Benvenuti ad un nuovo episodio, un episodio doppio, l'episodio di Halloween e sarà dunque a tema horror. L'argomento che tratteremo è legato principalmente ad un'altra ricorrenza che non è Halloween. Quest'anno si festeggiano infatti i 40 anni della cosa, il capolavoro di John Carpenter, celebre film uscito nelle sale USA nel giugno 1982, in Italia nel novembre dello stesso anno. In America tant'è che quest'anno a giugno hanno fatto una riproiezione proprio di questo film. In questo episodio doppio parleremo in maniera approfondita di questo capolavoro, partendo dal racconto da cui trae origine e allargando il discorso anche agli altri due adattamenti che tale racconto, Who Goes There, ha avuto. Mi riferisco a La cosa da un altro mondo del 1951 e La cosa del 2011, un prequel del film di Carpenter. Partirei anzitutto con le fonti che ho utilizzato per realizzare questo episodio e che ripeterò anche alla fine dell'episodio successivo, la seconda parte, che andrà in onda domenica prossima. Ovviamente c'è La cosa, Inferno di ghiaccio, edito da Mondadori in Urania Collezione 232, uscito nel maggio 2022, quindi è molto recente. Quest'ottima pubblicazione contiene il racconto originario di John Wood Campbell, ritrovato solo nel 2017 da Alec Navalari, ma di questo fatto ne parleremo meglio più avanti. Poi Astounding, un saggio storico di Alec Navalari sull'omonima rivista di fantascienza, sul suo controverso editore John Wood Campbell per l'appunto, e sui principali autori di quel periodo della fantascienza noto come Golden Age. Poi un saggio, John Carpenter, il regista di Un altro mondo, di Edoardo Trevisani, edito da NPE, che è, come si intuisce facilmente dal titolo, un saggio sul celebre regista e compositore. E poi ovviamente c'è La cosa, Who Goes There, il racconto pubblicato da Campbell nel 1938, quello che conosciamo tutti, nella versione che poi è stata effettivamente data alle stampe e che ha ispirato i tre film. Io ce l'ho ad esempio in edizione Delos Digital, ma l'hanno pubblicata più e più volte, quindi si trova molto molto facilmente. Entriamo allora nel vivo della discussione e della materia di oggi. Come è ben noto, La cosa di Carpenter è tratto da un celebre racconto di John Wood Campbell pubblicato, come dicevo, nel 1938 sulla rivista che Campbell stesso dirigeva da poco, e si tratta di Astounding Stories, rivista che poi ha cambiato nome più volte ma è ancora attiva di fatto. Il titolo del racconto in inglese è Who Goes There, ovvero Chi va là, che nelle edizioni italiane di solito viene tradotto ormai come La cosa o La cosa da un altro mondo, rifacendosi ai titoli ovviamente dei film. La cosa da un altro mondo è il film degli anni 50, La cosa è il titolo del film di Carpenter, che poi è stato riutilizzato anche per fare il prequel più recente del 2011. Quello che è meno noto è che Who Goes There è la versione riveduta e corretta ed essenzialmente scorciata dei primi tre capitoli di Frozen Hell, il racconto o romanzo breve che Campbell aveva originariamente concepito e scritto. Sulla vita di Campbell non mi soffermo in questa sede, le cose da dire sulla cosa sono già tante e magari di questo controverso scrittore ed editore me ne occuperò in un episodio dedicato. Se volete approfondire in merito vi consiglio la lunga nota biografica in fondo all'edizione Urania di Inferno di ghiaccio, oppure il già citato e molto esaustivo saggio di Alec Navalari, che però è in inglese e non so se verrà mai tradotto in italiano.
Parliamo allora direttamente del racconto. Il dattilo scritto di Frozenhell, l'unica copia esistente del racconto originario, fu ritrovato proprio da Alec Navalali nel 2017 durante le ricerche necessarie alla stesura del suo saggio Astounding, che riguarda, come dicevo, proprio Campbell e il suo lavoro. Il dattilo scritto giaceva dimenticato in uno scatolone nei sotterranei della biblioteca di Harvard, la Houghton Library, a cui lo stesso Campbell aveva donato diversi suoi dattiloscritti originali per un fondo a suo nome. Qual è allora l'idea alla base del racconto? Lo racconta per l'appunto Alec Navalali nella prefazione all'edizione di Frozenhell. Campbell aveva solo 25 anni quando gli venne l'idea che si evolse in Kivala. Nel 1936 stava per cominciare a lavorare come segretario alla MEC, la nota fabbrica di autocarri nel New Jersey, non essendo riuscito ad ottenere il posto di ricercatore che desiderava dopo il college. Era un popolare scrittore di pulp e in una occasionale conversazione con un chimico organico si interessò al problema di come distinguere se una forma di vita aliena fosse una pianta o un animale. Come spiegò al suo amico Robert Swisher, da lì procedette a elaborare il concetto di organismi che potessero alterare la propria forma da animale a vegetale o viceversa, come le condizioni del loro ambiente richiedevano al momento. Ciò ha portato all'idea di un animale intelligente che avesse queste capacità. L'11 marzo Campbell delineò questa premessa in una lettera a Swisher. Andare su Marte, incontrare bizzarre creature in grado di leggere nelle menti. Ci sono due tizi e ciascuno non sa dire qual è l'amico e qual è una perfetta imitazione. Campbell scrisse l'intero racconto incentrato su una specie chiamata Thashol in stile umoristico e lo inviò al direttore editoriale Tremen, che aveva acquistato per Astounding i suoi precedenti lavori firmati Dan A. Stewart. Dopo che Tremen non ne volle sapere, Campbell lo vendette per $80 a Weisinger di Thrilling Wonder Stories, che cambiò il titolo da Imitation a I ladri di cervelli di Marte. Era un'opera ragionevolmente divertente, ma Campbell continuò a rimuginare sull'idea di base e infine lo colpì il fatto che si potesse reinventare come una storia dell'orrore, stavolta ambientata sulla Terra. Il 15 marzo del 1937 Campbell scrisse a Swisher: «È ambientata in Antartide e alquanto realistica. L'idea è quella vecchia di trovare uno strano animale congelato nel ghiaccio antartico, ma col Thashol come animale. La cosa si scatena in una base antartica e nessun uomo sa più chi è suo amico. Puoi immaginare che abbia i suoi lati orrorifici». E da qui ecco l'idea di Frozenhell. Quindi abbiamo visto dapprima un passaggio in un racconto divertente che è I ladri di cervelli di Marte e solo successivamente Campbell rielaborò il tutto cambiando l'ambientazione e soprattutto i toni per arrivare a scrivere per l'appunto Frozenhell. Campbell inviò quest'ultimo racconto ad Argosy, che lo rifiutò. La motivazione principale era che i personaggi erano ben poco caratterizzati e non emergeva nessun vero protagonista. Campbell allora rimise mano alla storia a più riprese, caratterizzando meglio alcuni personaggi, tra cui quello di McCready, e tagliando l'inizio, cosa fondamentale, lo vedremo tra poco. Riuscì a pubblicarla solo nell'agosto del 1938, quando era già alla direzione da pochi mesi di Astounding. In sostanza Campbell si autopubblicò e per fortuna lo fece, dovremmo dire, perché altrimenti oggi non avremmo uno dei più bei racconti di fantascienza mai scritti e nemmeno il meraviglioso adattamento di Carpenter. Che differenza c'è tra Frozenhell e Who Goes There? Il primo inizia come una storia d'avventura nelle
gelide distese antartiche, che poi vira in una storia horror. Il secondo invece si presenta subito come una storia horror che parte in medias res. La differenza si nota benissimo mettendo a confronto i due incipit, che sono incredibilmente diversi, e ve li voglio leggere. Allora, questo è l'incipit di Frozen Hell nella traduzione fatta nell'edizione Urania. McCready fece spuntare appena la testa sopra la superficie e scrutò in lontananza verso nord. Il sole era una sbiadita ruota di luce, sospesa a fatica sull'orizzonte di un tavolato racchiuso nel ghiaccio. Il vento, che era iniziato come una folle valanga giù dalle pendici dell'altopiano polare meridionale circa 1300 km a sud e si era rafforzato nella corsa attraverso il continente prigioniero dei ghiacci, non aveva affatto perso il suo mordente. Un vento a 50 km all'ora da sud-est, affilato da meno 25 gradi di gelo. Trasportava aguzzi, fini granelli di ghiaccio, memorie dei loro scavi di 3 giorni prima. Non era neve. Lo spoglio altopiano era stato sgombrato dalla neve portata dal vento ere prima. Le incessanti bufere avevano spazzato un'enorme chiazza di oltre 15 km di diametro, fino a renderla calva come la gola di un avvoltoio. McCready sogghignò sotto la sciarpa che gli imbacuccava la faccia e s'aggiustò gli occhiali. Ci si poteva contare che i fisici avrebbero scelto un posto come quello per appollaiarsi. A 400 metri di distanza, la vernice arancione del trattore e la macchia più piccola della slitta che trainava si stagliavano in un crepuscolo che rappresentava le 2 d'un pomeriggio primaverile. Era ottobre, in effetti, il 2 ottobre 1939. Questo quindi è l'inizio di Frozen Hell. Sembra in effetti l'inizio di un romanzo d'avventura ambientato al Polo Sud. Sentite invece com'è diverso l'incipit della cosa, Who Goes There, sempre nella traduzione qui su Urania, e che è stato poi la versione definitiva del racconto. Quel posto puzzava, un odore bizzarro e composito, come può esserci soltanto nelle baracche sepolte nel ghiaccio di un accampamento antartico, un misto di fetido sudore umano e dell'afrore ammorbante d'olio di pesce ricavato dal grasso di foca sciolto. Un vago sentore di linimento combatteva l'odore muffito delle pellicce infradiciate dal sudore e dalla neve, il sentore acre del grasso alimentare bruciato e l'odore animale e non del tutto sgradevole dei cani, diluito dal tempo, aleggiavano nell'aria. Gli odori residui dell'olio da macchina contrastavano nettamente con quelli del rivestimento e del cuoio. Eppure, in mezzo a tutto quel puzzo di esseri umani, di cani, di macchine e di cucina, c'era un altro tanfo. Era qualcosa di strano che faceva rizzare i capelli sulla nuca, un debolissimo sentore alieno tra gli odori dell'attività e della vita. Ed era un odore di vita, ma proveniva dalla cosa che giaceva legata con corda e tela cerata sopra la tavola e sgocciolava lentamente, metodicamente sullo spesso tavolato, umida e spettrale sotto il bagliore non schermato della luce elettrica. E si nota lo stacco enorme, soprattutto nei toni. Qui siamo immediatamente già nel vivo della vicenda, perché al secondo paragrafo viene subito introdotta quella che poi sarà chiamata la cosa, l'alieno che è stato ritrovato precedentemente nel ghiaccio. Quindi in Frozen Hell vediamo tutto il passaggio nei primi capitoli dello scavo e del ritrovamento del blocco di ghiaccio che contiene la cosa e ovviamente il suo velivolo, ma solo la cosa viene recuperata. Qui invece siamo già nel campo base, in questa stanza chiusa, regna un fetore, immediatamente c'è un appiglio sensoriale, l'odore, la puzza, e in mezzo ai vari odori che caratterizzano un qualunque campo base abitato da uomini e da cani, c'è un odore fuori posto, un qualcosa che fa rizzare i capelli sulla nuca, e quindi già siamo nei toni, nel clima di un racconto horror. Vedete già come 3 paragrafi iniziali cambiano tantissimo
l'approccio, l'esperienza che ha il lettore a quello che grosso modo potrebbe essere lo stesso racconto, ma nelle sue varie limature, riedizioni e tagli, beh, la differenza c'è tra le due versioni, è molto molto palpabile leggendo. Possiamo dire che Who Goes There è un racconto ottimizzato e ottimale, mentre Frozen Hell non lo è, pur essendo un valido racconto di avventura horror. Tuttavia, la riuscita, insomma, della seconda versione, beh, la sappiamo, insomma, è passata alla storia un po' della letteratura di fantascienza. E questa differenza negli incipit è un qualcosa di fondamentale, che segnò veramente anche la carriera di Campbell nel suo approccio all'editoria. Va detto che Campbell curò molto molto l'inizio di Who Goes There, facendo vari ripetuti tentativi, e la decisione di abbreviare la storia per enfatizzare l'elemento horror fu innegabilmente sensata e, come dicevo, pagò. A proposito di incipit, vale la pena di raccontare un aneddoto che riporta Alec Navalny. Allora, dopo anni, quando ormai Campbell era solo un editore, consigliò ad un altro giovane scrittore quanto segue. Asimov, quando hai problemi con l'inizio del racconto è perché stai cominciando dal punto sbagliato e quasi certamente troppo presto. Scegli un punto più tardo della storia e ricomincia. Che è esattamente quello che Campbell fece per quel che riguarda Frozen Hell. Quindi abbiamo fatto una premessa storica sulle varianti di questo racconto e parliamo un po' della trama e dei toni invece del racconto, così possiamo fare poi anche un minimo di raffronto con gli adattamenti. Il posto che puzza, descritto nell'incipit di Who Goes There, è una delle baracche della stazione di ricerca scientifica Big Magnet, situata nel cuore del continente antartico, grosso modo in corrispondenza del polo sud magnetico. Big Magnet conta 37 residenti tra scienziati e non, più l'ospite da un altro mondo che sta a scongelarsi sotto una tela cerata. E poi ci sono i cani, che sono importanti sia nel racconto che negli adattamenti cinematografici, e poi nel racconto ci sono anche delle mucche. I primi tre capitoli di Frozen Hell, quelli tagliati, narrano le vicende di alcuni scienziati di Big Magnet, tra cui McCready, meteorologo, che si stabiliscono in una base secondaria per indagare un fenomeno magnetico che è stato rilevato, un qualche oggetto ancora sconosciuto dalle proprietà magnetiche che è da qualche parte nel sottosuolo. Forse un corpo celeste precipitato al polo sud millenni o milioni di anni prima, non si sa ancora. Dopo attente ricerche, la squadra di scienziati scopre che l'oggetto è un'astronave aliena e rinviene addirittura un passeggero, intrappolato a breve distanza nel ghiaccio. L'essere le cui inquietanti e aliene fattezze sono ben rappresentate nella copertina del volume edito da Urania. L'illustrazione in copertina è molto fedele alla descrizione del racconto fatta da Campbell. L'essere, dicevo, viene estratto dai ghiacci e trasportato a Big Magnet, ancora congelato ovviamente, e viene trasportato per essere studiato. Il tentativo di accedere all'interno del velivolo extraterrestre si rivela fallimentare e porterà addirittura alla distruzione del medesimo. Mi limito a dire qui che gli scienziati usano un approccio un po' troppo brutale per cercare di liberare dai ghiacci un accesso al velivolo. A Big Magnet, Blair, il biologo, vuole dissezionare il passeggero. Lo vuole studiare sul posto. Non tutti sono d'accordo con la curiosità scientifica di Blair, ma alla fine il comandante Gary dà l'ok per scongelare l'alieno. Il processo si deve svolgere lentamente e la cosa viene quindi lasciata a sgocciolare sotto una tela cerata di notte, mentre
quasi tutti dormono. Beh, del resto, che cosa mai potrà accadere? Sembra morta, totalmente inerte, anche se ha un aspetto mostruoso e minaccioso. Il passeggero è rimasto per milioni di anni nel ghiaccio e per giunta McCready gli aveva accidentalmente piantato una piccozza nel cranio mentre era intento a scavare per arrivare al relitto alieno. Ed è in effetti così che il meteorologo scopre il passeggero, perché si accorge che il suo piccone si pianta in qualcosa che non ha la stessa consistenza del ghiaccio. L'alieno sembra quindi morto, stramorto e tutt'altro che una minaccia. La cosa si rivela però tutt'altro che morta, e per giunta è dotata di capacità biologiche a dir poco inquietanti. Non si limita infatti ad attaccare gli altri esseri viventi, ne imita la struttura cellulare, come leggiamo in un brano del racconto che spiega molto bene come funziona quest'essere. Questo è Blair che parla. Solo che in questa creatura i nuclei possono controllare le cellule a piacimento, ha digerito Charnauk, uno dei cani, e così facendo ha studiato ogni cellula del suo tessuto e modellato le proprie per imitarle esattamente. Parti di esse, che ha avuto il tempo di finire di copiare, sono cellule di cane, ma non hanno nuclei cellulari canini. Blair sollevò un lembo della cerata, svelando una zampa sbranata di cane dall'ispido pelo grigio. Questo, per esempio, non è affatto un cane, è un'imitazione. Su alcune parti sono incerto, il nucleo si stava nascondendo, mascherandosi con la simulazione di quello canino. Col tempo, nemmeno un microscopio avrebbe mostrato la differenza. Supponga, disse McCready, che gli restasse tempo in abbondanza? Allora sarebbe divenuto un cane, gli altri cani l'avrebbero accettato, e anche noi l'avremmo fatto. Non credo che qualcosa sarebbe riuscito a distinguerlo, né il microscopio, né i raggi X, né alcun altro metodo. Questo è un membro di una razza supremamente intelligente, una stirpe che ha preso i più profondi segreti della biologia e li ha rivolti a proprio uso. E questa è un po' come funziona la biologia della cosa. Ma c'è di più, è un essere ancora più pericoloso e insidioso. Perché peggio ancora, in seguito ad un inquietante sogno fatto da uno di loro, il gruppo di scienziati capisce che la cosa è telepatica e può imitare anche i pensieri, divenendo di fatto indistinguibile dagli esseri che copia. Perché finché si trattava di un cane o un altro animale, in effetti si poteva mimetizzare la cosa semplicemente copiando la fisicità, l'aspetto esteriore, ma ciò non le avrebbe consentito di passare per un essere umano, perché un essere umano comunque ha una personalità molto strutturata e ha anche tanti ricordi. Tutti questi scienziati avevano quantomeno qualche decennio di ricordi e quindi una semplice imitazione fisica era del tutto insufficiente. A completare l'orrore della situazione che si stava vivendo a Big Magnet c'è il fatto che la cosa è telepatica, quindi copia non solo il fisico di un essere, ma anche la mente. La paranoia a questo punto non fa che salire. Chi è umano e chi è la cosa? Chi può dire con certezza di essere umano? Perché subentra anche questo fattore, che una volta che la cosa ha copiato un essere umano, la copia sa di essere la cosa? Perché pensa di essere umano, ovviamente avendo un'identità umana. Ed è quindi molto forte in questo racconto il tema dell'identità, come lo sarà poi anche ancora di più nel film di Carpenter. Com'è possibile distinguere gli umani dalla cosa che è così efficiente e perfetta nel limitarli? Tra mille difficoltà, diffidenza crescente e in una situazione che sembra senza uscita, McCready riesce ad escogitare un test che permette di individuare la cosa. Potremmo dire che tale test è l'esame del sangue più rudimentale mai effettuato, eppure si rivela essere la soluzione vincente. Siccome è lo stesso test che poi vediamo nel film del 1982, quello di Carpenter, vediamolo un po' nel dettaglio perché nel racconto è spiegato. Lasciate correre.
Il sangue è tessuto organico. Loro devono sanguinare, cioè le copie. Se i mostri non sanguinano tagliandosi, allora, maledizione, sono finti, dannatamente finti. Ma se sanguinano, quel sangue diviso dal corpo è un individuo, una creatura a sé stante appena formata, proprio come loro. Separati da un originale, tutti quanti sono individui. Ci sei, Van? Vedi la risposta, Barclay? Van Wall fece una debole risata. Il sangue non obbedirà. È una nuova creatura, con tutto il desiderio di proteggere la propria vita che ha l'originale, la massa principale da cui si è staccato. Il sangue vivrà e cercherà di strisciar via da un ago rovente, diciamo. Ed ecco qui, appunto, il test che verrà utilizzato per distinguere i mostri, cioè chi è stato copiato dagli esseri umani. Ed è lo stesso test che poi vediamo nel film in alcune celebri scene di tensione fantastiche, e si basa appunto sul fatto che singoli pezzi della cosa, anche di un essere copiato, si possono staccare e continuare a invadere, a copiare altri esseri. Quindi di fatto i singoli pezzi della cosa poi diventano esseri a sé stanti. Prima ovviamente gli scienziati avevano scoperto che il fuoco è nemico di questo essere, e quindi ecco che reagisce male anche ogni sua componente scorporata di fronte al fuoco, ed ecco uno stratagemma per individuarlo. Prima ovviamente, durante il racconto, avevano cercato di usare sistemi più sofisticati, un altro esame del sangue che aveva richiesto giorni, poi non aveva funzionato, ovviamente, vabbè, vi risparmio il dettaglio. Questo invece si rivela, ecco, la carta vincente in mano agli scienziati, e permetterà di isolare, e poi chissà come andrà a finire. Sul finale poi faremo una sezione dedicata in fondo al secondo episodio, quindi ci sarà una sezione spoiler, perché vogliamo esaminare per bene le differenze sui finali tra racconto e i vari film, perché ci sono differenze abbastanza importanti. Poi è anche interessante parlare un po' del finale del film di Carpenter, perché c'è una sua nota, una sua interpretazione, e quindi ecco, è interessante anche dire qualcosa. Ovviamente, siccome stiamo parlando di spoiler, mettiamo tutto in fondo alla fine del appunto secondo episodio, in maniera che chi non ha letto il racconto e non ha visto i film poi non si rovina la sorpresa. Va detto che sul finale si gioca anche proprio la concezione che c'è dietro al racconto e ai vari adattamenti, e sono differenze anche abbastanza importanti. Quindi abbiamo detto che gli umani hanno trovato un metodo per riconoscere la cosa, per riconoscere gli organismi che sono stati copiati, e quindi finalmente hanno un vantaggio gli umani sulla cosa. E ci sarà da vedere poi se riusciranno a contenerla e sconfiggerla. Il racconto, in conclusione, è una bomba, funziona benissimo, ancora oggi è un ottimo racconto horror di fantascienza, a distanza di 80 anni e passa, e vi consiglio di leggerlo. Ovviamente quello che funziona davvero bene è Who Goes There, che è poi quello dato effettivamente alle stampe nel 1938. Frozenhell non è male, per carità, tuttavia ecco, un po' impallidisce in confronto a Who Goes There. Diciamo che uno lo può leggere per interesse storico più che altro. La prima parte, i primi tre capitoli, sono di avventura, questa missione al Polo Sud alla ricerca appunto di questo oggetto magnetico che poi si rivelerà essere un velivolo alieno con un suo occupante che è fuoriuscito. Ben scritto, abbonda un po' di dettagli tecnici, e poi c'ha questa virata verso l'horror. Non è ottimizzato,
come struttura narrativa, c'è poco da fare. Il lavoro di cisellatura che poi ha fatto Campbell, arrivando così a Who Goes There, si vede, c'è tutto, e ha portato poi a un racconto molto buono, possiamo quasi dire, anzi senza il quasi, un piccolo capolavoro della fantascienza horror. Passiamo allora a parlare dei tre adattamenti, o almeno in questa prima parte dell'episodio iniziamo a parlare dagli adattamenti, ovviamente iniziando con quello del 1951. Facciamo anche qui una nota storica, perché è interessante un po' vedere il retroscena di questo film, che in effetti è abbastanza lontano, direi, per uno spettatore degli anni 20 di questo secolo. Nel 1950 i diritti di Who Goes There furono comprati per $1,250 dalla Winchester Pictures, la casa di produzione del regista Howard Hawks, su sollecitazione degli sceneggiatori Ben Hecht e Charles Lederer. Di Hawks parliamo tra poco, anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno. Van Vogt, il celebre scrittore di fantascienza, aveva sperato di scrivere lui la sceneggiatura del film, ma l'incarico andò a Lederer, con contributi non accreditati da parte di Hawks e Hecht. La regia fu di Christian Nyby, credo si pronunci Nyby, ma Hawks di fatto era sempre sul set e rivendicò la maggior parte del merito come regista. Nyby ha negato questo aspetto, ma resta comunque su questo film la confusione riguardo a chi vada attribuito il prodotto finito. Allora, parliamo un po' di Howard Hawks, che magari è un nome che oggi, specialmente ai più giovani, dice poco, ma è stato regista, produttore, sceneggiatore tra i più eclettici e famosi e anche apprezzati dell'era classica di Hollywood. Lui è nato nel 1896 e poi è morto nel 1977, e il suo nome è legato veramente a tanti titoli famosissimi negli anni dai 30 fino ai 60 inoltrati. È legato ovviamente anche ad attori altrettanto famosi che abbiamo nominato qui nel corso della prima stagione della Biblioteca del Gatto Rosso. Ovviamente ha ricevuto un Oscar alla carriera poi nel 75, e vediamo un po' alcuni di questi titoli. Beh, uno è Il Grande Sonno con Bacall e Bogart, adattamento del celebre romanzo di Chandler, a cui ho dedicato un episodio già qui della Biblioteca del Gatto Rosso. Se mi ricordo, metto il link in descrizione. Poi Hawks ha girato tanti film con John Wayne, tra cui Il Fiume Rosso, El Dorado, Rio Lobo, Un Dollaro d'Onore. Poi non possiamo evitare di menzionare Gli Uomini Preferiscono le Bionde con Marilyn Monroe, anche questo film famosissimo. E poi un altro film veramente che è stato importantissimo per Hawks, che è Scarface, lo sfregiato, di cui poi De Palma ha fatto un remake negli anni 80, anche questo film famosissimo, è molto molto valido. Quindi ecco, c'è poco da dire, Howard Hawks è uno dei nomi più importanti nella storia di Hollywood e del cinema in generale. Allora, veniamo al film che ci interessa a noi, l'adattamento del 1951 di Who Goes There. Allora, il film buttò via quasi tutta la storia originale di Campbell, spostando il setting dal Polo Sud all'Alaska. Hawks era più attratto dal suo tema preferito, che era quello di un gruppo di uomini in pericolo, e si concentrò di più sui personaggi che preferiva, quindi il pilota, la ragazza, il reporter, e trascurò invece gli scienziati, ridotti veramente a stereotipi, soprattutto uno, il capo, insomma, della
della base scientifica. Ovviamente ci sono anche altri motivi riguardo al cambiamento veramente radicale della storia. È qualcosa che non dipende soltanto da gusti di Hawks, che sì, hanno influito, ma fino a un certo punto. I toni del racconto, con insomma la sua crudezza, perché ce n'è, e questo alieno mostruoso che si trasforma nelle persone e poi ha queste ancora trasformazioni che letteralmente devastano poi i corpi, beh, il racconto forse nei suoi toni originari, nei suoi contenuti originari, mal si prestava ad essere rappresentato così com'era all'epoca, ad inizio anni 50. I temi e i contenuti forse erano troppo forti e non sarebbero stati apprezzati dal grande pubblico. Anche perché ricordiamo che questo film non è un film di nicchia destinato al piccolo pubblico della fantascienza, magari di quelli che comprano le riviste, no, con i racconti appunto tipo Astounding, eccetera. Questo era proprio un film pensato veramente per il pubblico di massa, quindi ecco, non credo verosimilmente che negli anni 50 potesse il racconto essere trasposto così com'era. Non è solo una mia opinione, anche Campbell stesso riporta questa idea e la leggiamo appunto nel saggio, nel lungo saggio di Alec Naval Ali intitolato Astounding, questo saggio che ho citato all'inizio dell'episodio. Quindi ci stanno tantissime differenze con il racconto, a partire dalla creatura, che non è affatto quella che c'è nel racconto, non poteva essere più diversa. Qui è una creatura dalle sembianze antropomorfe, di natura vegetale per l'appunto, quindi questo aspetto è stato mantenuto. Quindi abbiamo una sorta di super carota spaziale, però con le fattezze di un Frankenstein, anche con le movenze, perché abbiamo un po' la testa piatta e grosso di corporatura, è ciocco e lento nei movimenti. Quindi sì, a parte ecco alcune cose, sembra davvero una sorta di Frankenstein dei tempi un po' moderni, ovvero un Frankenstein anziché creato dall'uomo, un Frankenstein che è venuto dallo spazio. Peraltro probabilmente la parte di effetti speciali in questo modo era più facile. Il mostro che viene descritto nel racconto, con questa sua capacità di trasformarsi in maniera veramente orrenda, sarebbe stato molto molto più difficile da realizzare per i tecnici del, insomma, comparto trucco ed effetti. Già il mostro di base che vedete nella copertina dell'edizione Urania e che vedete anche qui in copertina di questo episodio è piuttosto complesso, dà veramente l'idea di un essere mostruoso, alieno e che si discosta quanto più possibile dalle fattezze umane, quindi anche partire da quel modello lì sarebbe stato sicuramente una sfida maggiore rispetto a quello che vediamo nel film del 51, che è veramente molto antropomorfo, un po', come dicevo, una sorta di Frankenstein, a parte questa mano che lui utilizza un po' per succhiare il sangue, no, delle creature e per impiantare poi i semi, perché nel film questo essere si riproduce letteralmente come una pianta, anzi gli scienziati addirittura provano a coltivarlo in questo loro desiderio ambizioso di capire a fondo che cosa sia, come si comporti, di capire la biologia di questo essere. Asimov, che ovviamente vide al cinema il film, riteneva La cosa da un altro mondo uno dei peggiori film mai fatti, fu abbastanza duro nei giudizi. Ma teniamo presente che Asimov era non solo un collaboratore di Campbell, perché Campbell era il suo editore, e che gli diede anche tanti consigli preziosi per la scrittura. Abbiamo visto all'inizio dell'episodio, no, che gli diede una dritta fondamentale riguardo a come scrivere gli incipit di racconti, di storie.
In effetti Campbell diede una mano ad Asimov per quel che riguarda la scrittura. Asimov rimase in buoni rapporti con lui nonostante, diciamo, alcuni screzi legati ad una certa linea editoriale un po' putrida di Astounding. Mi riferisco soprattutto a quel mappazzone di pseudoscienza che arrivò all'interno della rivista, legata anche in parte al nome di Hubbard, ma non solo. Diciamo che non solo Astounding, anche altre riviste iniziarono a mischiare i racconti, giustamente pulp, di fantascienza, fantastico, eccetera, con alcune rubriche su fatti scientifici che però erano mal curate, mal fatte, e in mezzo ci capitavano anche delle cavolate allucinanti, anche, che ne so, articoli sul triangolo delle Bermuda, no? Il famoso articolo che poi ha dato un po' in là tutta la storia del triangolo delle Bermuda. Quindi ste riviste pulp di fantascienza e non solo c'ebbero anche un po' una linea ambigua che Asimov veramente non sopportava. Comunque sia, Asimov continuò a scrivere poi su rivista, rimase in rapporti con Campbell, e in occasione dell'uscita del film, scusate, prima, quando lui vendette i diritti, gli rimproverò di averlo fatto per un prezzo troppo basso. Campbell invece fu più ottimista su entrambe le faccende, sia per quel che riguarda la vendita dei diritti, sia per quel che riguarda la riuscita del film, perché Campbell tutto sommato ritenne che la trasposizione fosse abbastanza fedele al suo racconto e che, come dicevo, un lavoro più fedele non sarebbe stato probabilmente ben accettato perché i contenuti erano troppo forti, e quindi gli andò bene quel film e non si rammaricò mai di aver ricevuto un basso compenso per i diritti, perché lui riteneva che il film aveva svolto una funzione importante, ovvero Campbell ritenne, e anche a ragione poi, che il film abbia avuto il merito di far conoscere e apprezzare la fantascienza al grande pubblico, ed era una cosa che gli interessava perché magari questo, ecco, avrebbe poi ampliato la platea dei lettori. Tendenzialmente ricordiamoci che all'epoca, inizio anni 50 prima e anche qualche anno dopo, tendenzialmente chi leggeva fantascienza erano pochi, perché era considerata una mondezza, e tutto sommato erano quei gli aficionados delle riviste. Poi ovviamente, cioè, può dire, il cinema ampliò la cerchia dei lettori di fantascienza, e non solo, ci fu anche il contributo di importanti autori che lui stesso ha curato e pubblicato. Questo ovviamente gli va dato merito. Ricordiamo già citato Asimov, Heinlein e tanti altri. Certo, mi direte voi, poi c'è stato anche Hubbard, vabbè, però insomma, ecco, non tutte le ciambelle riescono col buco magari. Comunque, c'è da dire che senz'altro da questo film la fantascienza in generale ne ha guadagnato di più di Campbell. E quindi magari questo film ha anche un po' sdoganato questo tipo di storie, no? Con astronauti, alieni, mostruosi che arrivano sulla Terra, o comunque ha sdoganato un po' di più la fantascienza in generale tra il grande pubblico. Allora, qui concludo tutta l'abbondante parte storica che ho fatto sul film, e visto che siamo in chiusura, rimando un po' l'analisi della trama e dei personaggi alla seconda parte, quindi al prossimo episodio che andrà in onda domenica prossima. Mi sono voluto soffermare un po' su questa parte storica perché, ripeto, è un film di inizio anni 50, quindi non tutti magari sono familiari con questo tipo di cinema, e mi sembrava anche più che sensato fare un po' di inquadramento storico. Ovviamente è un film che consiglio, guardatelo pure, specialmente il pubblico più giovane magari accuserà tantissimo la differenza tra un film di quel tipo e un film di oggi. Già si accusa mostruosamente
la differenza a 30 anni di distanza tra La cosa da un altro mondo e La cosa di Carpenter. Quindi figuriamoci, insomma, oggi a 70 anni abbondanti di distanza. Va bene, allora con questo concludo l'episodio. Vi rimando a domenica prossima con la seconda parte e vi ricordo i contatti di Radio Svolta, che sono ovviamente il sito da cui si possono ascoltare i vari episodi in diretta. Il sito ha una chat, quindi se volete dirci qualcosa, se avete visto il film, cosa ne pensate, potete, ecco, lasciare un messaggio lì. Ovviamente c'è la pagina Facebook, il profilo Instagram e ovviamente anche la Biblioteca del Gatto Rosso ha il suo profilo Instagram, anche perché il Gatto Rosso ci tiene tantissimo, quindi se volete fargli un saluto potete farlo sul profilo Instagram direttamente della trasmissione. Buone letture, buona visione, a domenica prossima!